Ciao ragazzi, dietro al volante, chi è? Eccolo, dietro al volante come ormai consuetudine, perché ho già capito che probabilmente sarà questo il mood per i prossimi tempi per registrare, perché mi permette di farlo molto di più rispetto al solito, quindi guido tanto, dico perché non sfruttare il tempo della guida per chiacchierare con amici e farci compagnia reciproca, quindi ogni tanto scompaio, riappaio, però beh, quando riappaio, anche quando scompaio, sono soddisfazioni per tutti quanti. E quindi niente, oggi faccio questo tag che ho creato perché stavo chiacchierando con amici lettori. Amici lettori, insomma, non lettorissimi, però amici lettori, rispetto alle stagioni, no? Come cambiano gli approcci di stagione in stagione. A me poi la stagionalità è una cosa che affascina da sempre, il cambiamento, l'evoluzione, tutto quello che poi è la ciclicità del vivere mi affascina. E quindi, insomma, si chiacchierava delle abitudini letterarie rispetto a determinate stagioni. E quindi mi sono detto, perché non inventare un tag che parli di stagioni? Quindi laddove vogliate riproporlo, fatelo taggandomi, così vi vengo a seguire, insomma, e mi farebbe piacere se girasse questo tag, perché mi incuriosisce. Poi peraltro ve lo so scritto da solo, ma mi incuriosiscono poi le risposte che darete. Allora, il presupposto, dicevo, sono le stagioni. Ci saranno due domande per ogni stagione, più due domande diciamo jolly sulla stagionalità. Si parlerà del book haul e del wrap up, ma in chiave stagionale, ne parliamo alla fine del video. Allora, prima stagione, ovviamente partiamo dalla stagione che stiamo vivendo, quindi dall'estate, e l'estate ha queste due domande, queste due tracce, queste due indicazioni di risposta. Prima domanda è: come cambiano appunto le vostre abitudini letterarie? Quindi leggete di più o leggete di meno durante l'estate? Questa nasceva proprio da una controversia, no? Che si era creata tra me e questi miei amici, dove io in estate tendenzialmente leggo, quantomeno leggevo di più, e loro invece leggono molto di meno. Io sicuramente vi ho già anticipato fondamentalmente la risposta. In estate tendenzialmente leggevo molto di più. Ora, ripeto, ho un lavoro che è prevalentemente, non dico estivo, però insomma la mia alta stagione parte da marzo e si va avanti fino a ottobre, quindi è una stagionalità molto lunga. Sicuramente l'estate è impegnata ed è l'apice della stagione. Quindi leggo un pochino meno rispetto a quello che uso fare. Poi adesso con Briseide in questa fase di età trambusto, perché è un periodo in cui non si riesce più a tenere le cose dove vuoi tenerle, è un uragano, è un disastro, bisogna starle appresso proprio in modo assolutamente costante, quindi anche leggere risulta complicato, perché con un occhio leggere e con l'altro vedere che non ti distrugga casa è complicato. Però mediamente è una stagione in cui ho sempre letto un pochino di più, proprio invogliato dal mio pontile. Ecco, poi questo è, sapete, essere il mio posto preferito in assoluto per leggere. Il pontile in estate, il sole, il basculio delle onde, il rumore, il suono del lago, il suono di gabbiani, papere, insomma è una dimensione che adoro. Poi un tuffo quando è troppo caldo, e poi ovviamente si ritorna a leggere. Anche il fatto di inzuppare i libri, no, d'acqua di lago, che alla fine della lettura sono tipo Bibbie antiche, ed è una cosa che adoro particolarmente, insomma. Quindi sicuramente io in estate ho sempre letto un pochino di più, ultimamente per i motivi detti un filo meno, ma mediamente ho sempre letto un pochino di più, mentre tanti appunto leggono meno proprio per il caldo. Quindi questo mi affascinava, l'idea di capire invece voi come approcciate questo, e anche nel caso come combattete poi il caldo rispetto alla lettura, al momento della lettura. Seconda domanda legata all'estate, qui vado a memoria ovviamente, perché ve le sono apparecchiate, quindi vado abbastanza a memoria, poi nell'info box vi scrivo tutto quanto. La seconda domanda è: estate, vacanze, come da lettori affrontate la vostra partenza? Quindi portate una marea di libri, fate, che ne so, vi caricate il Kindle piuttosto che comprate libri in vacanza. Ecco, come vi preparate, insomma, per le letture estive? Io, allora, generalmente le mie vacanze le ho sempre fatte dove adesso vivo, quindi sono un privilegiato e quindi vivo fondamentalmente in vacanza, e quindi essendo la mia seconda casa all'epoca, adesso è casa dove abito, i libri erano bene o male sempre qui. Spesso me li portavo, quando abitavo con i miei, me li portavo, quindi facevo una selezione di libri che avrei letto in quelle settimane di vacanza, quindi sicuramente portavo qualcosa, facevo una piccola TBR. Ho visto adesso recentemente un video di Angela Cannucciari,
che parlava di una sua ipotetica TBR per le vacanze. Quindi io facevo fondamentalmente quello, quindi una piccola TBR e rispetto ai libri che avevo e me li portavo. E poi parallelamente acquistavo anche qualcosa. Quando ero proprio ragazzino, per esempio, quando ancora all'epoca compravo i libri che leggevo, pensate come stavo all'epoca, era un rituale andare in una Mondadori qua a Como in particolare, ma poi ne avevo parecchie altre di librerie, ma quella era particolarmente insomma meta fissa. E andavo ad acquistare appunto libri per la vacanza in corso, quindi era un po' il motivo insomma di coccola rispetto all'acquisto di libri, però mediamente me li sono sempre portati. Poi passiamo all'autunno. Autunno è stagione di Halloween, indubbiamente, ma prima di parlare di Halloween parliamo delle bevande. Questa è una cosa che qui mi sono proprio apparecchiato, bevande e copertina. Come vivete l'approccio, il ritorno di tutte queste cose meravigliose, quindi tè caldi, coperte, cose del genere? Io non vedo l'ora, nel senso che spesso e volentieri anche in estate sogno questi momenti di quando c'è questo caldo esagerato, che arriverà a ottobre dove farà freschino, dove ci si metterà col tè buono, agli agrumi, capito, con la copertina. Quindi quella è una mia dimensione che adoro, per quanto, ripeto, pontile tutta la vita, però pure il divano con una coperta e un tè caldo. Io poi non sono tanto da tisane, a parte qualcuna che recentemente ho scoperto, ma mediamente preferisco i tè, e per me il tè caldo è la bevanda della lettura. Ne parlavo in un tag che ho fatto recentemente, quindi sicuramente lo vivo benissimo, le prime copertine, i primi freschetti, le prime maniche lunghe, insomma è una dimensione che poi ai lettori mediamente piace, quindi io la vivo molto bene. Mi spiace che sia finita l'estate, ma l'autunno è una stagione che amo follemente, quindi se non fosse per il respiro dell'estate, per quello che in estate fai, sarebbe l'autunno la mia stagione preferita, per colori, per profumi, per sapori, insomma, ma questi sono altri discorsi. L'estate c'ha sempre quel qualcosa in più. Quindi molto bene, inevitabilmente molto bene. Seconda domanda, Halloween, giustamente. Quindi come vivete il mese, poi fondamentalmente ottobre, perché per me quantomeno Halloween è di rispetto al mese, no? di riferimento, quindi ottobre un po' come Natale è riferito a dicembre, ma parleremo di Natale, a luglio, vai, come non farlo. E quindi se leggete cose a tema Halloween, o se avete delle particolari abitudini halloweeniane rispetto al mese o rispetto al giorno stesso, io ce l'ho rispetto al mese, nel senso mi piace l'idea di leggere qualcosa che possa avere a che fare con letture tra virgolette horror, nel senso che proprio il puro horror è anche un po' complicato da rintracciare, ma parlo proprio del puro horror che trascende pure Stephen King, a parte alcuni libri di Stephen King. Parlo di Tim Curran, per esempio, parlo di questo immaginario potentemente orrorifico, no? King, c'è l'horror, ma poi c'è poi tutto l'approccio kingiano, no? L'universo kingiano intorno, sicuramente parte dall'horror, ma poi c'è anche tutto il resto. Quindi ecco, tendo a concentrarmi su letture horror. Non è un'abitudine, cioè se non capita, se non succede, fa niente. Tipo 2 anni fa avevo iniziato Spettri, ma non era probabilmente il momento giusto per leggerlo. Quest'anno magari gli do una seconda possibilità, perché non stava andando malaccio, ma non era proprio forse il periodo migliore, ecco, per leggerlo. Non mi ricordo l'autore. E quindi ecco, sì, cose proprio horror o quantomeno potentemente soprannaturali, quindi quando si parla di, qua torniamo a King, oppure torniamo a un discorso, so, fantasmi, storie, questi misteri, no? Che poi magari sono più psicologici che altro, ma che ti danno quell'atmosfera un po' così. Ecco, quindi vado un po' a cercare queste atmosfere un po' creepy, quello sì, non necessariamente, ma mi piace farlo, quando mi capita mi piace, insomma. E lo faccio nel corso del mese, ecco, non soltanto per il giorno di Halloween. Quindi questa era la seconda parte per quanto riguarda ottobre, l'autunno. Passiamo alla primavera. Primavera è una stagione, no, passiamo all'inverno. La primavera arriva dopo, prima c'è sta l'inverno con Natale, ecco, e qua non ne vediamo fuori mai. Ma prima di parlare di Natale, l'inverno è una stagione ovviamente di chiusura, no? È una stagione
comunque ci si augura un po' tutti che faccia neve, ma qui ormai dicembre sono 25 gradi, non si capisce più niente. Comunque è stagione fredda, quindi la mia domanda è se durante l'inverno avete date privilegio a libri o comunque ad atmosfere legate alla copertina che rimandano ad atmosfere invernali, quindi se leggete d'inverno in inverno fondamentalmente. Io tendo a farlo, ho tanti libri, soprattutto ne ho un paio che quest'anno vorrei leggere, che ho in libreria da una vita, che hanno nel titolo la parola neve. Ecco, io poi quando ho nei titoli o in generale nelle copertine, insomma, la neve è una cosa che mi affascina sempre tantissimo. Quindi quello sicuramente è un tema che mi colpisce, che tendo a, insomma, a voler leggere in inverno, quindi queste belle copertine con la neve, le baite di montagna, piuttosto che, insomma, tutto quello che richiama il freddo, quindi questi personaggi con i maglioni, il tazzo di tè fumante, ecco, questo mi piace un sacco. Quindi mi piace vivere le atmosfere invernali anche all'interno del libro. Poi io adoro il freddo, io forse per me avrei 12 gradi in casa, cosa che ho avuto per un periodo, perché non c'era nessuno che... Poi giustamente poi devi condividere con altri, quindi 12 gradi è un po' estremo, ma a me piacerebbe un sacco, quella sarebbe la mia dimensione perfetta. E quindi sì, sicuramente, ecco, leggere di tematiche invernali in inverno è una cosa che mi affascina un sacco. E quindi appunto quest'anno ne ho un paio, poi anche un libro che ha la parola inverno all'interno, poi ho il famoso Cavaliere d'Inverno che ho lì da tonnellate di secoli da leggere, ne parlavo anche con Olga, mi sono spaurito perché è arrivato un suono improvviso. Bene, Natale, insomma, ecco, leggete libri di Natale nel periodo natalizio, vabbè, qui ragazzi non, penso di non dover dare risposte. Sì, quest'anno in particolare poi ne aspetto uno di Erika che deve arrivare, ce ne sono un sacco che ho in coda di lettura. Io ho addirittura una wishlist su Amazon dedicata esclusivamente ai libri di Natale ed è imballata, perché i libri di Natale non sembra, ma ce ne sono miliardi. Ho anche dei vecchi libri, alcuni da finire, per esempio c'è uno che ha a che fare, mi pare si chiami Il gioco dell'angelo, cioè dentro l'angelo, che avevo iniziato ma non capito e quindi abbandonato l'anno scorso, era un po' un'ironia particolare, ma forse quest'anno gli do una seconda possibilità. E insomma sì, leggere di cose natalizie è la cosa più bella, io in tutto dicembre leggo soltanto cose di Natale, quindi non se ne viene fuori, ecco, per me tutto dicembre è il mese di Natale, quindi tutto dicembre è il mese in cui si legge, anzi addirittura a partire da fine novembre quando inizio ad addobbare fino a dicembre, ecco, poi se ho un libro ancora in corsa fino al 25, poi se ho ancora il libro in corsa che sto finendo lo finisco e poi passo ad altro oppure passo direttamente ad altro, però entro il 25 di dicembre sono letture natalizie, ne ho una marea e non vedo l'ora di iniziare, anche quest'anno ne ho veramente veramente un sacco. Passiamo alla già citata primavera. Primavera sono le due tracce, insomma, che ho pensato. La prima ha a che fare con la rinascita, giustamente la primavera. E la mia domanda è rispetto al blocco del lettore, che è un tema che a me affascina, che io non ho mai avuto. E la mia domanda è: come uscite dal blocco del lettore? Perché mi affascina, mi incuriosisce saperlo, perché mi affascina il mondo del blocco del lettore. Io poi sono affascinato da tutto ciò che è estraneo, no? Tutto ciò che è altro rispetto a me è una cosa che mi affascina in modo quasi morboso, no? Perché è bello confrontarsi con cose differenti e lontane dalla nostra realtà, no? E io non ho mai vissuto il blocco del lettore, ma da lettore mi affascina capirne di più. Quindi la mia risposta è non come esco dal blocco del lettore, ma magari come esco da periodi in cui leggo di meno. Ecco, perché ci sono periodi in cui leggi di meno, ma per il mio, nel mio caso, rispetto alla mia esperienza, è un discorso più fisiologico che altro, nel senso che fisiologico sembra insomma, di incontinibilità, no? Dico, è un fatto più contingente, ecco, rispetto alla vita, è un periodo in cui c'è più cose da fare, sei più stanco e quindi anche leggere poi è un'attività, perché bello, rilassante, tutto quanto, ma è qualcosa di molto più attivo rispetto a guardare un film o a leggere o a vedere un video su YouTube, che sono cose molto più rilassanti, proprio perché sei tranquillo, bello, disteso, non devi manco fare la fatica di tenere in mano un libro, girare le pagine, far andare gli occhi velocissimi. Quindi c'è questo passaggio eventualmente nel mio caso. Come lo supero? Semplicemente quando ho un periodo in cui leggo magari un pochino meno, tendo a prediligere letture brevi. Questo mi aiuta, nel senso che mi rimette proprio nel mood della rotazione di lettura, no? Riporta in questa ciclicità che io poi adoro di iniziare un libro. Adesso per esempio ho appena finito La colpa di Lorenza Ghinelli, ne parleremo, è un libro
che mi è piaciuto molto a dispetto di un finale che sto ancora metabolizzando. L'ho finito ieri, non ho ancora ben capito. Sicuramente c'è una cosa che non mi... ma ne parleremo, insomma, quindi ve lo dico qua. Comunque, l'idea di finire un libro, quindi finire un viaggio per poi decidere in quale nuovo viaggio buttarsi, per me è una cosa meravigliosa. Mi dà un'emozione ogni volta uguale alle emozioni virginali che provavo i primi tempi di cui mi approcciavo alla lettura, si parla di qualche anno fa, non tantissimi, ma qualcuno. E quindi ecco, allora, per ritornare in quel mood, in quella piacevolezza, con quel ritmo, tendo appunto a scegliere letture brevi tendenzialmente, oppure di autori super super comfort zone. Quindi vi potrei dire di Musso, ho qualche libro ancora in arretrato di Musso che non pubblica tantissimo, quindi quelli che ha pubblicato me li tengo un po' lì, me li coccolo, perché dico, metti che questo poi decide che per 5 anni si deve grattare, dove è prude, non fa altro, allora quelli ve li tengo lì. Oppure proprio, ecco, su letture estremamente legate alla mia comfort zone, quindi un bel young adult, magari autoconclusivo, piuttosto che appunto autori o tematiche, ecco, che mi affascinano particolarmente, allora poi ritorno nel mood. Quindi siamo all'ultima domanda e ho davanti un pullman che sta accostando, quindi io lo supero e lo saluto e me ne vado. Eccolo, mi sono perso l'ultima domanda, giustamente, della primavera, è legata al mondo del cambiamento, perché poi appunto, ecco, il passaggio della primavera era sulla rinascita e sul cambiamento. Cambiamento, quindi, come cambiano le vostre abitudini letterarie nel passaggio da una stagione di fredda, chiusa, tutto, a una stagione invece di rinascita, di apertura. Quindi se prediligete un certo tipo di lettura, oppure se non vi fa né caldo né freddo, quindi continuate a leggere esattamente quello che avete sempre letto. Nel mio caso, tendenzialmente in primavera mi piace leggere di qualcosa di fresco, quindi tendenzialmente, ovvio, non tutto, non è una cosa che o quello o piuttosto leggo l'etichetta del dentifricio. Tendo a essere attratto magari da copertine con colori primaverili, con i fiori. Ecco, per esempio, i fiori sono diciamo una discriminante nella scelta magari di uno dei libri che poi leggo nella primavera, perché mi piacciono un sacco. Le api, quello è un tema letterario che mi piace un sacco, e in primavera tendo ad affrontarlo di più, perché poi l'ape è primavera fondamentalmente. Quindi ecco, cerco di andare su quel tipo di sensazioni, magari libri che parlano di affetti, che parlano magari anche i drammatici, mi piacciono molto nel periodo primaverile, quindi ecco, cerco tendenzialmente di fare quel tipo di lettura, perché mi viene istintivo farlo, insomma. E queste sono le due domande per ogni stagione. Poi le due domande bonus sono book haul e wrap up. Come cambiano questi due approcci nelle stagioni, se cambiano. Quindi, book haul, nel mio caso non cambia la stagionalità, forse, dico forse, in estate compro un pochino meno, proprio perché ho un pochino meno tempo libero, qui sono a un semaforo, quindi finalmente, semaforo peraltro di quelli temporanei, no? Perché da casa mia a Bellagio non ce n'è nessuno di semaforo, è una strada lunga, questo non gliene frega niente del semaforo, e mi supera, voglio capire, devi andare lì e torni indietro, vedete, guarda che torna indietro, eccolo qua, i geni ci sono sempre, no? Quelli che dicono io sono più astuto di voi, ve supero, invece fa una figura terribile. Vabbè, compro, ecco, forse un po' meno in estate, forse, però diciamo che io i book haul adoro farli, perché mi piace proprio l'idea di andare nei mercatini, andare a cercare la chicca, andare a cercare insomma lo sconto, il saldo, comprare libri è una cosa. Io detesto i negozi, non mi piace per nulla andare per negozi. L'unico negozio che adoro alla follia, lo amerò sempre, tolto il negozio dei tatuaggi, perché è più insomma uno studio più che negozio, è la libreria e la libreria dell'usato. Le librerie entro, perché ci faccio un giro, mi stupisco di quanto costano i libri, me ne ritorno fuori magari con un paio di libri segnati in Wish, che poi magari vado a vedere sul Kindle, ecco. Però diciamo, in generale, il book haul è un po' un trasversale, quando mi capita, quando ho tempo. Infatti l'ultimo book haul ve l'ho registrato qualche tempo fa, perché mi era capitato, in attesa di ospiti, di andare in una libreria di Como dell'usato. Ho comprato un sacco di libri, tra cui La Colpa, tra cui quello che sto leggendo è Nel buio, l'ho comprato su Amazon. In realtà ho trovato questa offerta, ne avevo sentito parlare molto bene, peraltro un libro ambientato, sembrava ambientato a casa mia praticamente, una casa in questo grande giardino, in questo grande
insomma, in questa natura fondamentalmente isolata da tutto, con un pontile e un lago. Ecco. L'unica cosa che spero manchi nel mio luogo dove vivo è il cadavere sul pontile, perché questa, laddove fosse, sarebbe complessa come cosa. Bene, ne parleremo, si titola Nel buio. Quindi no, non cambia rispetto alla stagionalità, o comunque non in modo così marcato. Stessa domanda per il wrap up, quindi le letture, come diciamo fluiscono nell'anno, ci sono periodi dell'anno in cui leggete di più, di meno, questa è la domanda. Poi le mie domande sono belle chiare, cioè proprio con un livello letterario altissimo, quindi molto molto chiare, se non le capite siete da, insomma, capito. E adesso cerco di apparecchiare un attimino bene nell'info box. Come cambiano le letture? Allora, come ci dicevamo, in estate tendo a leggere un pochino di più, si alzano molto in periodo autunnale, in autunno il lavoro cala un attimino, c'è un pochino più tempo, c'è un pochino più di tranquillità e quindi si riesce magari a leggere un pochino di più, quindi aumento magari un pochino di più. A Natale c'è il picco, perché a dicembre ho l'ansia di leggere il quanto più possibile, un'ansia positiva evidentemente, ma ci sono talmente tanti libri natalizi da leggere e tanta voglia di farlo. Poi c'è, io dopo tutto, anche quest'anno volevo ovviamente di fare anche il water, avete visto che ci sono queste decorazioni a Babbo Natale, che fai la barba alla tazza con tutto, quindi già ho un livello di addobbo che è ormai fuori controllo, quindi dove mi metto ci sono luci, alberi, una cosa meravigliosa, quindi ti viene proprio la voglia di leggere di tantissime storie. A Natale leggo di tutto, di qualunque genere, qualunque cosa, basta che si parla di Natale in modo massivo e per me va tutto molto bene. Primavera anche leggo abbastanza, quindi è abbastanza fluido il mio periodo di lettura. Poi dipende molto, ripeto, dagli impegni, dalla bimba, dalle cose, quindi non ho mai un periodo in cui non leggo, quello per fortuna no, ho dei periodi in cui leggo di meno, periodi invece in cui leggo di più, però non sono particolarmente legati alle stagioni, a parte quei picchi di cui vi ho detto. Allora, il tag finisce qui, adesso vedo di titolarlo in una maniera carina, e che poi sarà stagioni letterarie, sarà una roba del genere, metterò le domande in italiano, quanto più possibile vicino alla lingua parlata, e taggo tutti, qui non so chi taggare, nel senso che cioè, ne avrei tante di persone di cui sono curioso, ma un po' il mio gruppo, insomma, ancora di Highlanders qua su YouTube, perché tutti gli altri se ne sono andati, ce ne sono una marea di persone che non fanno più video e di questo mi dispiace. Poi ogni volta che entro in questo discorso mi incupisco, perché ormai YouTube non è più YouTube, parlo di BookTube Italia ovviamente, perché ce ne sono pochi che entrano, pochissimi, delle vecchie glorie, qualcuno ancora insomma lotta con noi, però insomma si è un po' alleggerita la community, di questo mi dispiace sempre, ma va bene così. Quindi tutti quelli della community che ancora lottano con noi, allora vi piacerebbe vedere Talking Page, mi piacerebbe sentire Cri Libro, mi piacerebbe, quindi Cristiana, mi piacerebbe sentire Erika, che non lo farà mai perché ormai mi piacerebbe sentirla, mi piacerebbe sentire gli impigiamati, adesso qui è un modo anche per ricordare chi ancora lotta con noi, Jordi, chi abbiamo ancora, Angela, che ogni tanto qualche video su YouTube lo fa ancora, Moni e Marco con il loro cagnolino Ettore, insomma ci sono ancora personaggi che fanno, Olga, che anche se sta nicchiando di BookTube 96, nicchia ultimamente, ma mi piacerebbe, Debina, chi abbiamo ancora, ce ne sono ancora tanti, tantissimi, però insomma taluni che non cito perché magari si indispettirebbero, perché c'è anche quel lato lì, non li cito perché sennò si incazzano, anche perché poi ti arrivano vocali dei 11 minuti ed è complicato poi. E quindi insomma, se volete fatelo, fondamentalmente se volete fatelo, mi farebbe piacere, taggatemi, perché appunto mi farebbe piacere laddove poi l'altra di Book Hunter, lei mi piace un sacco, Miria, insomma c'è qualcuno, adesso poi ne ho dimenticati, chiudo il video, dico, mazza, non ho ricordato quell'altro, quindi fatelo, se vi fa piacere fatelo, e taggatemi, perché magari appunto perdo per strada qualcosa, ormai YouTube insomma ogni tanto entro, però ripeto, si è un po' impoverito poi tra tutte le miliardi di cose, quindi qualche video magari lo posso perdere, o magari c'è qualcuno che ha piacere nel farlo, e magari io non so che avete un canale, perché ultimamente ho scoperto un paio di ragazzi che fanno YouTube e non li conoscevo, quindi taggatemi, così sono sicuro che non perdo niente. Se volete rispondetemi qua sotto se non avete un canale, se lo volete fare su Instagram, taggatemi su Instagram, sono Duca Von B, pure lì, insomma, non se ne esce. E
fatelo se vi piace l'idea di farlo. Basta, io sono quasi arrivato, grazie della compagnia ragazzi, non mi scuserò mai più ormai per il minutaggio lungo, perché le cose da dire sono sempre tante, quindi se vi fa piacere bene, se no stoppate dove pare e fa piacere uguale. Sono arrivato bell'agio, quindi dicevo grazie per la compagnia, vado a guadagnarmi il pane giustamente per poi potermi comprare i libri, perché altrimenti se ne viene fuori, e vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo presto, ci vediamo, ci sentiamo presto in futuri video, ecco, probabilmente in macchina, perché ormai è una dimensione che perlomeno mi permette di fare video con calma, che vedete, con presente sotto non si potrebbe fare niente. Molto bene ragazzi, un abbraccione a tutti, state bene, ci vediamo alla prossima. State bene, ma devo stoppare, questo è il passaggio tricky, perché devo incastrarmi.